Allora, sta andando bene come al solito, noi ne facciamo due edizioni all'anno, una a marzo e una a novembre. È un pubblico prevalentemente o quasi esclusivamente femminile e trovano una sessantina di espositori con tutti gli hobby femminili, dallo scrapbooking al quilting alla bigiotteria, ma tutte materie prime per costruire poi varie cose, dai gioielli alle borse e ai cartamodelli e molte altre cose. Diciamo che nel settore dell'hobbistica femminile è una fiera molto trasversale, nel senso che comprende un po' tutte le discipline che piacciono a chi pratica questi hobby, che sono molti e di tipologia anche molto diversa tra loro. Ultimamente si vedono un po' più giovani, anche se l'età media sicuramente non è giovanissima, ci sono molte donne anche mature, appassionate del genere. Se dovessi fare una stima, probabilmente l'età media è superiore ai 40 anni, ma ripeto, ci sono molte giovani che vengono introdotte a queste pratiche. Fate conto che con un foglio di feltro cardato possiamo fare 10 pani di questa grandezza. Sono Simona di Fate le Creative, ho un negozio di hobbistica a Genova. E nel nostro negozio potete trovare tutto il materiale per hobbistica, quindi per decoupage, per scrapbooking, che è una tecnica fantastica che proviene dall'America, e per mantenere tutti i ricordi, quindi è una tecnica per fare album di foto principalmente.